Si lavora alacremente sul piano nazionale ripresa e resilienza e su come impiegare i circa 220 miliardi che arriveranno dall'Europa. Ricordiamo che 80 sono a fondo perduto, la differenza sarà da restituire entro il 2056. Si tratta di ipotecare il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti e nel mio caso anche dei pronipoti. Ma perché non lavorare altrettanto alacremente su sprechi annui, 200 miliardi, sulla lotta alla contraffazione, 30 miliardi, sulla lotta all'evasione fiscale, 110 miliardi, alla burocrazia, 100 miliardi, una somma immensa, 440 miliardi, se soltanto riuscissimo a ricavarne il 30%, 120-130 miliardi annui, altro che il recovery fund.